Ragazze, ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Sono qua per farvi la seconda parte del video ask, perché mi avete chiesto tantissime domande. E se avete altre domande da farmi, se vi piacciono i video ask, lasciatemi un pollice in su al video e lasciatemi tutte le vostre domande nei commenti, così vi farò subito un altro video ask, domande imbarazzanti, scomode, curiosità, tutto quello che volete sapere, consigli di bellezza o semplicemente curiosità sulla mia vita, risponderò a tutto. Mai amato il ragazzo di una tua amica? No, mai, vi giuro, può essere strano, ma mai io mi sono invaghita del ragazzo di una mia amica. Ma era difficile anche che mi piacesse il ragazzo che piacesse a una mia amica, perché io ci tengo comunque tanto all'amicizia, e non è mai successo veramente, anche perché ho gusti molto strani, cioè a me i tipici belli proprio, quindi quelli che piacciono a tutte le ragazze, a me quasi sempre non mi trasmettono nulla, non mi piacciono perché li vedo così effimeri, troppo vanitosi, troppo belli, troppo curati, sono molto effimeri per me. E invece a me piacciono i ragazzi attraenti, cioè quelli che sono anche un po' bruttini, però a me, cioè, mi trasmettono, perché devono essere particolari, devono avere uno sguardo che mi attira, devono avere una camminata strana, devono avere un sorriso bello, insomma io sono tutta strana comunque con i gusti. Questa è bellissima, diciamo, è una domanda proprio, come dire, molto semplice, per niente imbarazzante. A che età hai perso la verginità? Beh ragazze, non so se si può dire, perché alla fine diventa YouPorn, non è più YouTube ma YouPorn, però insomma, visto che me l'avete chiesto, oddio, c'è un po' di imbarazzo, ok. Comunque sì, avevo penso 16 anni, più o meno 16 anni, sì, penso di sì. Non mi ricordo, è passato veramente tanto tempo, però sì, dovrei aver avuto 16 anni, forse 15, 16, comunque sì. E stendiamo un velo pietoso, perché le prime volte secondo me non sono mai bellissime, sono meglio le seconde, le terze, le quarte, quindi decime, centesime, duecentesime. Insomma, molto meglio adesso che la prima volta. Quindi ragazze, non vi preoccupate se la prima volta non vi appare nulla di chissà che, perché è sempre così. La prima volta, anche se è bello, perché comunque ovviamente ragazze dovete farlo sempre, non ve lo devo dire io, però soprattutto la prima volta è bene farlo quando siete convinte, con una persona a cui volete bene, che ci tenete, o comunque dovete essere comunque convinte di farlo, non farlo tanto per gioco, perché comunque poi ve lo ricordate, quindi è importante quello. Però non è mai, secondo me, bellissimo, anche se è bello ed emozionante, non è mai bellissimo come le volte successive. Per me le volte successive sono state più belle, anche perché poi l'ho fatto con la persona giusta, quindi mi ricordo più le volte successive che la prima volta. Puoi parlare di cosa è successo con Max? Sì, parlerò di cosa è successo con Max, però preferisco fare un video a parte in cui vi parlerò, vi racconterò tutto quello che è successo fra noi. Ma se inizio adesso praticamente ci metto 2 ore, perché veramente lunghissimo. No, ma infatti quando Max è venuto a casa tua hai provato qualcosa? Sì, ho provato qualcosa, ovviamente, cioè quando stai assieme a una persona da tanto tempo, anche se le cose cambiano, però non puoi non provare delle cose. Comunque vi dirò tutto in quel video. Quando è stata la prima volta che sei andata a letto con qualcuno? Quanti anni avevi? L'ho risposta prima, quindi è la stessa di prima. Allora, poi c'è Serena che mi fa una domanda molto interessante. Ti mando un bacio, Serena. Mi chiede: avresti il coraggio di avere un'altra relazione come quella che hai avuto con Max? Avresti paura di essere lasciata? Mi saluti, mi chiamo Serena. Sì, avrei il coraggio. Io, diciamo che in questo periodo ho un po' di conflitti interiori, poi magari ve ne parlerò in quel video. Cioè, non è facile per me in questo periodo affrontare determinate situazioni. Mi rendo conto che per me è difficile, proprio per questa esperienza che ho avuto, c'ho un po' c'ho tante paure, proprio non riesco proprio ad affrontare determinate cose, a sentirmi a mio agio in certe situazioni, è proprio difficile, me ne rendo conto. Però il coraggio c'è, perché io sono una persona che dà veramente tutto il cuore e mi piace tantissimo amare, essere amata proprio senza riserve, quindi sicuramente
non mi accontenterò mai di una storia effimera, cioè che superficiale, senza andare a fondo. Voglio comunque sempre il massimo, voglio amare a mille, voglio essere amata a mille, quindi il coraggio ce l'ho, magari non è ancora il momento, però sicuramente succederà perché proprio nella mia indole io sono fatta così, sono fatta per amare al 100% ed essere amata al, cioè, al mille per mille. Buzunha Iraha, non lo so, ti mando un bacio, che mi chiede quanta spesa fai a settimana? Tanta, cioè faccio spesa da pazzi, spendo i miei soldi, li spendo solo per il cibo. C'è Lena Eri che mi chiede, ma avete fatto delle domande bellissime, che mi chiede, tu sei una persona ansiosa, io sì tantissimo, ho paura delle malattie, come fa a rimanere sempre calma? Magari questo vi farò un video in cui vi parlerò del mio modo di affrontare, di approcciarmi alla vita, di come faccio a essere sempre positiva e di stare tranquilla, di non avere ansia, di non farmi prendere dal panico, perché anche io ho vissuto situazioni pesanti che comunque mi hanno fortificato e mi hanno aiutato a vedere la vita. Cerco di non pensarci proprio a queste cose molto molto negative, nel senso che cerco di soffermarmi sulle cose positive, quindi cioè cerco di non soffermarmi sulle cose negative, quindi non di stare sempre positive e pensare sempre alle cose positive. Poi ovviamente ci sono, esistono, e quindi bisogna comunque cercare di sbagarsi e riempirsi la vita di cose belle. C'è Serena, a cui mando un bacio grande, che mi chiede, dopo la storia con Max, hai paura di innamorarti di nuovo? Vuoi fidanzarti di nuovo o vuoi solo sbagarti per adesso? Sei fantastica, un bacio, mi saluti. Ti mando un bacino grande. Allora sì, in effetti io, come ho detto prima, comunque adesso sono in una situazione un po' particolare, qui mi trovo un po' a disagio, non riesco a vivere determinate situazioni, però comunque non sicuramente mi innamorerò di nuovo e vorrò innamorarmi di nuovo, perché io sono proprio fatta così, sono una persona che non riesco a vivere senza l'amore. Comunque l'amore ha sempre fatto parte della mia vita, quindi sicuramente, anche se fa paura, si fa paura comunque innamorarti, amare eccetera, essere lasciata e tutte queste cose, però io non riesco a vivere senza comunque il lato sentimentale. Però voglio anche sbagarmi, sì, voglio sbagarmi e divertirmi tantissimo. E Chiccolina, ti mando un bacio grande, che mi chiede, quale potrebbe essere un motivo, un figlio, un lavoro, un amore così forte da poterti indurre a chiudere il canale? Se non ci fosse più un compenso alle visualizzazioni, continueresti a fare video? Allora, io non chiuderei mai il canale, nessuno chiuderei mai il canale, perché comunque io non chiuderei mai il canale, perché veramente è una cosa che mi appassiona tantissimo, ormai fa parte di me, quindi no, nessun motivo, nessun ragazzo, nessun figlio, anzi quando farò un figlio farò video anche con mio figlio sicuramente, documenterò tutto, quindi assolutamente no. Se non ci fosse più un compenso alle visualizzazioni, in effetti poi dovrei trovare un modo per mantenermi, quindi avrei comunque meno tempo da dedicare ai video, quindi sarebbe un po' complicato, però non lo abbandonerei mai, perché è una mia grandissima passione principalmente, e quindi non potrei mai stare senza far video. C'è Virginia che mi chiede, ti piace fare la youtuber? Ti piace il mestiere da youtuber? Perché? Spiegami perché. Ti mando un bacio grande, sì, mi piace tantissimo, perché comunque è un modo per esprimere me stessa, è un modo per comunicare con gli altri, comunque quando leggo i vostri commenti comunque mi piace tantissimo, perché sento tutto il vostro affetto, e comunque dico sempre che il mio canale YouTube è come una finestra nel mio mondo, e io quindi riesco ad esprimermi, a trasmettervi le mie passioni, le cose che mi piacciono, e poi sentire che voi mi dite, tante persone, ah lo sai, anche solo una ricetta, tipo ho fatto quella pasta, come hai fatto tu, oppure ho comprato quella cosa che hai comprato tu, mi piace tantissimo, grazie per il consiglio, insomma è bello, è come se siamo una grandissima famiglia, quindi questa è la cosa che mi piace tantissimo. E questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo è stato un altro video di domande che mi avete tanto tanto richiesto, vi lascio comunque tutti gli altri link delle domande a cui ho risposto, le box informazioni, perché ne ho fatti già tanti, se ne volete un altro fatemelo capire con tanti like, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!